Good morning roleplayer e benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì perché no, anche giochi di ruolo. Siamo imbottigliati nel traffico. È incredibile come bastino 4 gocce, ma veramente 4 gocce perché non sta quasi piovendo, per far impazzire la gente. Per farle perdere la testa e rinunciare a qualsiasi altro mezzo se non la comoda e asciutta macchina. E parlando di andare in macchina, è proprio questo un momento in cui spesso ci si annoia, perché in coda vai, tira, accelera, frena. Ed è un momento che si potrebbe riempire, di solito si mette la radio, si ascolta la musica, ma quello lo si fa anche quando non si è in coda, certo. Però non c'è veramente un modo di riempire questi momenti. E c'è chi guarda il telefono, sarebbe da non farlo, però sarebbe bello se si potesse fare qualcosa nel frattempo. Io credo che c'è la possibilità di fare qualcosa. Ultimamente stanno esplodendo i giochi di ruolo per solitario e per due persone, perché effettivamente spesso e volentieri ci troviamo in situazioni, in condizioni in cui siamo da soli o siamo solo in due, in realtà molto più nel fatto che siamo da soli. E in questi momenti qua sarebbe proprio bello poter giocare, pensare e nel pensare creare un immaginario, in realtà non collettivo perché si è in solitaria, però un immaginario di qualche tipo. Certo, per evitare di dover leggere le regole mentre si guida bisognerebbe fare un gioco molto semplice. E effettivamente si può, e mi viene in mente che esiste un gioco solitario, La Creatura, che sì, bisognerebbe annotarsi tutto sul diario, ma non è un problema, nel senso che ci si può immaginare la fiction, si può pescare la carta prima di salire in macchina, si può immaginare la fiction e dopo, quando si smonta dalla macchina, in sicurezza ci si può trascrivere il diario sul telefono, sul librettino, sul foglio di carta, qualche appunto lo si può fare, magari demandare alla sera poi trascrivere bene il diario se proprio uno vuole. Bisognerebbe fare più giochi così, credo, perché ahimè appunto siamo nel 2020, siamo in un periodo storico per l'umanità dove spesso e volentieri ci si ritrova a dover fare cose senza gli altri. E diventa spesso e volentieri difficile, nonostante i social, nonostante le chat, nonostante le community, nonostante gli eventi, nonostante tutto, c'è una difficoltà a socializzare, ci sono più problemi di prima a socializzare, dove era quasi un obbligo e neanche quello va bene, dove tutti sapevano tutto di tutti e potevano permettersi di dire e fare cose sugli altri, sbagliato, però appunto c'era più socialità, era più facile. Oggi la cosa diventa un po' più complessa. E oppure giochi in differita, certo, non guidando, perché giochi in differita non si può, però beh, oddio, in realtà sì, cioè si può giocare parlando, ecco, quello potrebbe essere interessante, se mentre uno guida può parlare, può comunque fare una chiamata con la prima voce, con l'auricolare, e parlare con qualcun altro, e allora si può creare effettivamente un gioco, diciamo così, asimmetrico, nel senso che magari l'altra persona non è a sua volta in macchina che guida, ma è a casa e quindi può anche trasmettere le regole a chi guida e rispondere così. Ma cavoli, questa potrebbe essere una buona idea di design, quasi quasi la uso. Ecco, ora ho sparato per la settimana le idee di design, ho detto il mio, per il resto della settimana parlerò solo di cose stupide. No, sto scherzando, non è vero, dico sempre cose carine, dai, bisogna dire la verità. Se dico cose stupide scrivilo, dimmelo, fammi sentire sui social quanto sono cretino, fammi dire, wow, stamattina dobbiamo ancora svegliarci, dimmi assolutamente se c'è qualcosa che tu voglia che io discuta al riguardo. Veramente sono disponibilissimo e sono contentissimo di sapere la tua. E detto questo, noi ci sentiamo domani mattina, sempre qui, sempre con Jack, sempre con la ciurma di GDR Unplugged, e che ti piaccia giocare anche quando stai guidando, oppure no. Rock!
Errol Play.